Ci siamo, ragazzi. In nome di YouTube. Ho la casa piena di snack fino al buco del culo, ok? Per fare delle sponsorizzazioni su TikTok mi hanno inviato centinaia di snack strani. Solo che su TikTok non è che li posso mangiare tutti, ok? Perché sennò esplodo. Quindi siccome non li voglio buttare mi sono detto: come li posso usare queste cose qua? Faccio un video su YouTube e vaffanculo. Avevo già fatto un video sugli snack americani che trovate su questo canale. È un video un po' fatto col culo, ne lasciate perdere la qualità, lasciate perdere tutto, chi se ne frega. Però vi era abbastanza piaciuto, ok? Quindi oggi, ragazzi, parte 2. Siccome i video sugli snack strani li hanno fatti praticamente tutti, ok? Se c'è una cosa che hanno provato tutti, quella è la patatina più piccante del mondo. La provate di F, l'ha provata chi cazzo l'ha provata? Riccardo Dose, l'ha provata i The Show. Tutti hanno provato quella patatina di merda, maledetta. Quindi siccome io non voglio essere da meno, perché chi sono io per non soffrire, oggi me la voglio andare a comprare. Il negozio più vicino a casa mia che vende ste cagate si trova a 6 km, ok? 6 km da casa mia. O meglio, spero che le venda, perché giuro che se arrivo là, giuro che se arrivo là e non trovo la patatina, orco cane! Come per arrivare in quel posto devo prendere tipo 2 pullman. Ci metto un'ora, che coglione. Ho deciso che ci andrò in bicicletta. Sì, assolutamente. Oggi c'è pure un bel tempo. Va che sole, cioè va che sole. Porco cane. Quindi sì, adesso prendo la mia bicicletta. Sono le... non riesco a guardare l'orologio, cazzo. Mi sono accecato con il sole. Sono le 5. Adesso prendo la mia bici, mi dirigo al negozio e spero di trovare la patatina. Vaffanculo, sono un coglione. Sto facendo 6 km col piumino. Col piumino mi sono messo un pirla, un deficiente. È tutta salita. Sta scoppiando una vena in testa. 5 hours later. Ho sudato come un porcello, ho qua dei capelli che sembra uno scappato di casa, però lasciamo perdere. Sono arrivato al negozio, adesso entro, spero di trovare la famosa patatina, se no ho fatto 6 km per nulla. Allora, spesa fatta, ho preso sia la patatina che un'altra cosa che volevo provare. Ho speso in tutto 20 euro. 20 euro, vi rendete conto? Ok, degli investimenti che faccio per voi. Iscrivetevi. Adesso ve ne torno a casa, mi aspetto un'altra mezz'ora di bicicletta e poi si muore. Ah, ed eccoci qua, finalmente sono tornato a casa. Ho qua il pacco di tutte le cose che ho comprato. No, veramente ho comprato soltanto 2 cose. Poi le altre sono tutte le cagate che avevo già in casa. Però in questo sacchetto c'è dentro un sacco di robe, no? C'ho patatine, c'ho snack strani, varie cagate, sono pieno di cagate. Allora io direi di lasciare per ultime le cose un po' più succulente, o no? Tipo la patatina più piccante. E di partire quindi con le cagatine, no? Con le cose un po' piccole. Il churros, ragazzi. Ho sempre sentito parlare di questi churros che vendono tipo alle bancarelle, cose così. Però non ho mai capito cosa siano. Non so se è dolce, non so se è salato. Boh. Sentiamo subito. No, che merda, c'ha lo zenzero. No, non è zenzero, scusate, è cannella. Cannella. A me adesso fa schifo la cannella, perché mi ricorda quel video che avevo fatto in cui mangiamo un cucchiaio di cannella. Allora, suppongo sia dolce perché è pieno di zucchero. A meno che non sia sale ed è proprio così molliccioso. La stessa grandezza del mio pisello. Allora. Oddio. Che merda. Cioè, voi mi state dicendo che dietro a sto coso c'è un business, eh? È un marshmallow alla cannella, però boh, non mi piace. Che disgrazia. Schifoso. Voto da 1 a 10, 3. Vediamo cosa possiamo assaggiare. Abbiamo qua... Butterfinger. Ma è aperta? Perché è aperta? Vabbè, era aperta, ma però non si dice, coglione. Era aperta, però sembra tutta a posto. Non è che c'è sulla muffa. Vabbè, comunque Butterfinger è la barretta che si trova nei Simpson, quella che mangia Bart. E non lo so, voglio vedere com'è, che gusto c'ha. C'è tipo dentro uno strato di burro d'arachidi. Così, vedete. Allora, voi Simpson erano infame chimica figa quando mangiavano queste cose, se no non me le spiego. Non è che mi fanno schifo, però boh. Mi piacciono gli arachidi, però non è che mi facciano impazzire. Voto 5. Qualcosa di buono, dai, adesso prendo. Ah, questo. Dovete sapere che io sono un fan sfegatato dei Kit Kat, ok? E ho qua un Kit Kat Limited Edition. Limited Edition, ma i veri VIP. Questo è un Kit Kat al Blueberry Muffin, al muffin ai mirtilli. Poi procediamo all'assaggio. Non è rosa. Cioè, qua è rosa, e qua è grigio morte. Oh, vabbè, magari è buono. Ah, sì, questo mi piace. Goloso! Merda fritta. Testata. Questo è buono, dai, mi piace. Voto 8. Comunque, secondo me mi verrà strana una malattia, tipo... divento obeso per queste cose qua. Ah, prossimo prodotto è bello interessante. Abbiamo qua il Beefy Roll Hot. Che cos'è, vi direte, sto pisellaccio possente? Sto pisellaccio possente è un hot dog, ok? Che già gli hot dog di loro...
non è che facciano così bene, figa. Già quando li fai alla piastra, figurati se li fanno pure confezionati, che schifo ci buttano dentro. Allora un po' duro, cioè senti qua, orco cane. Ed è pure hot questo, è pure hot. Quindi mi faccio male il doppio, perché poi devo pure mangiare la patatina. Puzza di merda. Cazzo, è un panzerotto questo coso? Non capisco se è buono o mi fa cagare al cazzo. Probabilmente mi farà stare al cesso tutta la notte. Sì, dentro non c'ha un viewster, dentro c'ha... Cos'è, un dito, figa? Non è viewster, che viewster conosci? Viewster di qualche animale bastardo, cioè non è un maiale, questo qua è un maiale maltrattato. Questo lo porterei come merenda a scuola, sinceramente. Sì, se voglio essere bullizzato e picchiato fuori da scuola. No, a parte gli scherzi lo porterei. Ha lasciato un retrogusto un po' strano, boh. Però per il resto è buono, sinceramente gli do un bel 8.5 a questo Beefy Roll, Bull Roll, Slow Roll. Allora, sono già finiti prodotti praticamente, non ne ho presi tantissimi come avete visto, quanti saranno stati questi 4, non lo so, più quelli lì 6, sono pochi, non volevo allungare troppo il video, fatemi sapere se volete una parte 2, mi raccomando, magari con un altro youtuber, non lo so, un altro TikTok, gli facciamo provare un po' di queste cagate qua, patatine, cose strane, fatemelo sapere, e consigliatemi anche soprattutto con chi fare questa bellissima sfida, perché adesso, signori, è arrivato il momento. Scusate. È lo borrò lì che fa sto cazzo effetto. Abbiamo qua le patatine alla cannavacciuolo, diciamola così. Patatine alla cannabis. Le ho viste in quel negozio e ho detto non posso lasciarle qua, devo farci assolutamente un video. Comunque tengo a precisare che io non mi sono mai fatto una canna in vita mia, perché non me ne frega niente di farmele. Qua non penso ci sia veramente dentro la cannabis. No, vabbè, ci sono le foglie di canapa dentro, foglie di canapa. Le foglie di canapa, se non le fumi, non ti fanno nessun effetto. C'è gente che le mette anche tipo nei frullati, cose così, per dare sapore. Non fanno niente. Cazzo c'hanno la muffa? Raga, che puzza. Puzza indegna. Patatozza, nerozza e via. Oddio, ma sanno di... Sanno di... Ma raga, ma sanno di all you can eat. Ho preso un piatto che ha questo identico sapore. Non so se gli spaghetti di soia... Ah, comunque sono piccanti queste patatine. Me ne sono accorto dopo mangiandole. Non lo so, ragazzi, non riesco a capire di cosa sanno, ma non fanno schifo. Cioè, me le mangerei così... Mentre mi guardo un film. Ripeto, sanno di un piatto giapponese che io ho mangiato all'all you can eat, ma non mi ricordo qual è. Forse, non lo so. Non mi ricordo, però io queste cose l'ho già sentita, l'ho già assaggiata. 2000 years later. Sono 20 minuti che sto guardando video di gente che mangia sta patatina qua più piccante. L'ha mangiata Ale della Giusta, l'ha mangiata Gabriele Vagnato, Human Safari, un botto di gente. Ognuno c'ha una reazione diversa, no? C'è chi rimane impassibile, non so come cazzo faccia, c'è chi muore. Mi sto cagando addosso, mi sto proprio cagando... Oh, cagando addosso. Io e il piccante siamo due cose proprio diverse. Io il piccante 0-0-0. Già quando mangio la pizza a diavola mi viene da cagare fuori il Vesuvio, ve lo giuro. Non ce la faccio io mangiare sta patatina. Uomo grande grosso. Sì, grosso. Cazzo grosso. Ho paura di sta patatina. Basta, è arrivato il momento. Non si scherza più. No joke. Mi sono preparato qua tutto l'occorrente. Abbiamo il pane, abbiamo il latte, abbiamo la water. But la water mi fanno che non va bevuta, perché aumenta il piccante. Adesso non so cosa faccio l'acqua, però vabbè, me la tengo qua. Hot chip. Ci siamo, ragazzi. È arrivato il momento che tutti aspettavate. Chip di tortiglia di mais con un alto contenuto di Carolina Pepper. Praticamente adesso non so come si misurino i peperoncini, però mi pare che si misurino in SH1, cosa così. E il Carolina Pepper ne ha 2 milioni. 2 milioni 200. Oh, sto leggendo dati che non so neanche io che cazzo sia. Soltanto per perdere tempo, perché c'ho paura. Lo ammetto, c'ho paura. Posso avere paura o no? Sento Yakidale. Spacchetta gli iPhone, io le patatine. Allora, abbiamo la patatina, signori. Rip. E abbiamo anche il guanto. Quanto nero. Esame della prostata. Io ho paura. Ma sapete perché io ho paura? Questa è tutta colpa dei The Show. Ok. Che la reazione di Jaser suppongo sia stata la roba più brutta che io abbia. Ma figa, si è messo a piangere. Manco fosse stato picchiato. Questa scatola la butto via. Non voglio interruzioni nel tra me e il latte. Perché quando mi serve non ci devono essere interruzioni nel tragitto da qua a là. No, ragazzi, io mi sto cagando addosso davvero. Non sto scherzando. Porco Giuda. Cioè, avete presente l'odore del piccante? Ecco, questo non c'entra un cazzo, sa proprio di qualcosa andato male. Comunque nella scatola c'è il guanto, non per niente, ma perché dopo tu non ti dovresti toccare gli occhi, perché sennò muori. In nome di YouTube, lascio in eredità il mio canale YouTube a Mattia. Non ce la faccio, non ce la faccio. Gesù, aiutami tu! Cosa ho fatto di male io per meritarmi questo nella vita? Allora, Bonnie, non fare la sega. Dai, Doca. Giuro, non ce la faccio. Non ce la faccio.
Voglio. Mi sento bene. Sembra l'aria fredda. Sto piangendo. Aria fresca. Un fazzoletto, non c'è un fazzoletto. Ce la faccio, merda. Prego, aiuto, per favore. Cazzo, un fazzoletto, merda. Sono i fazzoletti. Staccata il cazzo. Aria. Non va via. Anche i calabresi. Non sento l'acqua, ragazzi. Cioè, mi sembra di star bevendo il nulla. Non ho più la sensibilità alla bocca. Che vivo il cazzo.